Una partita dal sapore particolare per te. Sicuramente. Sicuramente il mio passato recente che ritorna. Ci sta. Sono contento che arrivi, soprattutto dopo questa vittoria nostra, ne avevo molto bisogno, quindi affronteremo con la giusta concentrazione come tutte le altre partite. Ti aspetti un'accoglienza particolare da parte dei tifosi? Sappiamo cosa è successo dopo la tua decisione di firmare per il Foggia. Ti aspetti di essere accolto in malo modo oppure pensi prevarrà ci sarà un'accoglienza benevola? Sinceramente non mi preoccupa questa cosa, nel senso che per carattere mio tendo ad andare sempre oltre. Quindi, però se ci penso non so sinceramente cosa aspettarmi. Se fischi, se applausi, non lo so. Io so comunque di aver dato tutto quello che avevo per la città di Matera, per la società, quindi ho la coscienza pulita, poi ognuno farà le sue valutazioni e si comporterà di conseguenza. E questo magari uno dei motivi per cui hai scelto anche questo cambio di maglia, o ci sono state motivazioni ulteriori? No, questa non è assolutamente una delle motivazioni dei tifosi, assolutamente. No, non i Anche... tifosi, il fatto che ti sei sentito comunque di aver dato molto per la maglia No, del Matera. quello no, anche perché c'era comunque ancora da dare, perché comunque avevamo fatto comunque secondo me un'annata spettacolare per la situazione che si era creata, per una serie di dinamiche che non sto qui a spiegare, quindi secondo me... E potevamo ancora fare di più, quindi essere arrivati così vicini a un sogno... Sicuramente poteva far sì che io rimanessi, però poi ci sono altre valutazioni che sono venute fuori e quindi ho deciso di tornare a Foggia per una serie di motivazioni che ho già spiegato. Senti, quanto è cambiato il Matera rispetto all'anno scorso, il tuo Matera? Beh, è cambiato tanto secondo me, è cambiato moltissimo, sia sotto il piano del gioco, sotto il piano della personalità, sotto il piano... Un'altra squadra, comunque una squadra fortissima secondo me, quindi... Sarà una bella partita, però comunque è cambiata molto proprio a livello di gioco, di caratteristiche dei giocatori. Avversario ti aspetti in campo? Molto ostico. Un avversario che corre, che picchia, molto fisico, molto più fisico dell'anno scorso, quindi sarà una partita estremamente fisica. Senti, invece parlando di te, ritorni a vestire, sei tornato a vestire il ruolo di centrocampista. Come ti sei trovato? Facile la risposta, sicuramente bene perché è il tuo ruolo naturale, però dopo aver giocato in difesa, insomma, bisogna riprendere un attimo le distanze. Ma sicuramente dire bene è un parolone, perché forse bene per quello che diciamo posso intendere io, per quello che è stato sempre il mio ruolo, però secondo me per quello che intende il mister non ho fatto così bene, quindi mi applicherò per cercare di migliorarmi in quel ruolo, perché comunque è una cosa importante, perché non so adesso per quanto tempo verrò impiegato lì, se verrò ancora impiegato lì, se mi sposterà dietro, non lo so, però comunque voglio crescere sotto tutti i punti di vista in qualsiasi ruolo mi chieda di giocare, quindi voglio applicarmi assolutamente per fare quello che mi chiede. In cosa credi tu possa crescere, oppure il mister crede tu possa crescere in quel ruolo lì? Beh, assolutamente in tutto. Devo cercare di carpire quello che mi manca, cioè quello che aveva Marcello sotto il piano della lettura del gioco, della gestione, della velocità di pensiero. Diciamo che sono un mediano totalmente diverso da Marcello, con caratteristiche completamente diverse. Quindi sono io che devo lavorare per cercare di adeguarmi a quello che vuole il mister. Però una maggior solidità della squadra, tra l'altro non avete preso gol per la prima volta in questa stagione, perché anche in Coppa Italia credo che un gol a partita l'avevate preso, è un dato importante, no? C'è stata una quadratura diversa della squadra. Sì, se vogliamo fare comunque questo riferimento in base al concetto di calcio che abbiamo sempre avuto, sì, perché comunque... È un dato di fatto che sono un giocatore più fisico, più presente, più cattivo, più... e quindi poi inevitabilmente dietro ha giocato un difensore e quindi inevitabilmente siamo stati più solidi, però comunque secondo me abbiamo perso sotto il piano del gioco, cosa che per esempio contro il Catanzaro li abbiamo devastati sotto il piano del gioco. Quindi bisogna trovare il giusto compromesso, l'unico modo è che io mi metta sotto e mi applichi per migliorare. Passando 20 metri avanti, 10 metri avanti, dipende adesso dai punti di vista, quanto cambia il ruolo? Cioè, ci sono meno responsabilità, nel senso che in difesa impostare il pallone è anche più pericoloso, No, almeno all'inizio. assolutamente, invece no, la quantità di responsabilità è identica. Però
perché paradossalmente basta una posizione sbagliata per prendere una ripartenza. E invece proprio quello che mi chiede il mister è di fare le letture giuste, perché è un ruolo fondamentale per quanto riguarda questo modo di giocare del mister, quindi proprio nel bloccare sul nascere le azioni avversarie. Bastano 3 metri di posizionamento sbagliato e possiamo prendere una ripartenza. Quindi su questo che devo lavorare, devo stare più Ma attento. senti di aver pagato qualcosa, almeno all'inizio, in termini di prestazioni, in questo cambio, in questo passaggio in difesa? No, assolutamente no. No, no, non sono abituato a giustificarmi, non mi piace. Mi applico e credo che sia giusto per il genere di lavoro che facciamo. Siamo professionisti, dobbiamo rendere al meglio. Quindi poi questi sono alibi che si creano, invece Parlando di una partita sotto il piano del gioco, giustamente non brillantissima quella con Melfi, però è importante il risultato, soprattutto perché venivate da un periodo difficile con una settimana di ritiro e un avvio di campionato un po', come dire, a rilento. diciamo che era una settimana molto particolare. Venivamo da 3 partite così così. Da ritiro, comunque eravamo tesi anche sotto il piano, cioè proprio umorale, eravamo molto, molto carichi, volevamo assolutamente vincere, e quindi io credo che sia importante averlo fatto proprio per cercare quel genere di serenità che ci serve per giocare come vuole il mister. Nelle prime 3 gare, qual è stato l'aspetto più difficile per voi da sopportare? Più difficile, no, secondo me più difficile è stato proprio questo impatto forte, perché secondo me nessuno si aspettava di un inizio di campionato così, proprio a livello mentale, secondo me. Adesso invece ci stiamo dando una grossa regolata, che secondo me è la cosa importante, e quindi spero che, perché secondo me era solo quello il problema, ma soprattutto la prima partita è stata, che poi le altre, tutto sommato anche a Benevento, secondo me sì, abbiamo perso, però non è stata una partita disastrosa. La disastrosa è stata quella di Pagani. Quella di Pagani è stata una brutta partita, davvero. Quindi a mente fredda è stato l'approccio a questo campionato, meglio alla prima partita, come hai detto tu, che dal punto di vista mentale non vi siete calati in una categoria diversa Io rispetto. parlo per me personalmente. Quello che ho vissuto io è questo. Io sono stato, è 15 anni che gioco e sono sempre stato un giocatore comunque di carattere, grinta, voglia. Quella partita ho avuto un attimo di cedimento, perché è stato mentale. Forse sono entrato in punta di piedi e mi sono subito reso conto che non puoi concedere niente, perché questa è la Serie C. Paradossalmente, se giocassimo in un altro campionato anche superiore, secondo me avremmo meno difficoltà. Però il genere di campionato che facciamo, il genere di partite che affrontiamo, cioè ti devi mettere alla pari caratterialmente con le altre squadre. E poi prevale la tua qualità tecnica, secondo me, se vogliamo vincere tutte le partite, perché comunque l'obiettivo, secondo me, partita per partita, è quella di vincere ogni partita. Melfi può essere la svolta in questo caso. No, Ah, Melfi. Melfi Non ha questa, ma vinto. io Ah, lo di quella ha vinto spero, Melfi. io lo spero, ma non si può parlare di svolta. La svolta, secondo me, avviene settimanalmente, perché comunque il fatto di aver vinto non ci fa certo adesso vivere sugli allori, anzi, assolutamente. Cioè, abbiamo ancora più voglia di lavorare e di migliorare, perché comunque è un dato di fatto che bisogna migliorare. Ecco, secondo te in che momento il Foggia dopo questa vittoria? Diceva il mister sabato, l'influenza non passa all'improvviso, da un giorno all'altro, bisogna pian piano continuare a lavorare e Sì, aspettiamo un po' per siamo in dire. risalita, siamo in risalita. Diciamo che dobbiamo ritrovare, ripeto, quella serenità giusta che ci vuole per fare il nostro lavoro, perché comunque bisogna avere la giusta tranquillità. Cosa che magari in queste 3 giornate, in questa settimana ci è venuta meno. Invece poi dopo sta vittoria spero che comunque riusciamo a trovare l'equilibrio giusto. Senti, le caratteristiche, lo dicevi anche tu prima, diverse da Marcello, è venuta fuori una partita un po' più verticale, anche se abbiamo visto fare tante aperture, anche comunque molto precise, insomma, Sì, nel cercare il gioco. perché diciamo che il mio modo comunque di essere un centrocampista, un mediano, è molto più simile a quello che sono sempre stato, cioè al tipico giocatore di Serie C, secondo me, che picchia, corre e poi verticalizza tanto. Però quello che richiede il mister è diverso, e quindi mi devo adeguare. Quindi se riesco ad unire le due cose, può essere un grosso vantaggio per tutti. Io spero di riuscirci prima possibile. Faccio un passo indietro.
Che cosa ha rappresentato Matera per te a livello di carriera? E di che cosa ti ha dato? Perché comunque avete fatto i playoff, fatto anche un gol importante, no? Che ha concluso in quella partita. Che cosa ricordi di Matera dell'ultima stagione, no? Allora, una cosa importante che ha significato Matera è per una serie di situazioni, di dinamiche che si erano create proprio nell'ambiente, sono riuscito ad andare oltre i miei limiti caratteriali, anche sotto il piano del gioco, sotto tanti punti di vista, proprio a livello di gestione dei compagni e dell'allenatore, del presidente, perché comunque Matera è un ambiente particolare e quindi diciamo che tutta la squadra è stata stimolata l'anno scorso a fare questo. Io ci sono riuscito benissimo, è una cosa che mi porto dietro, perché comunque secondo me deve essere alla base di tutto. Cioè bisogna cercare sempre la soluzione giusta a qualsiasi problema, affrontarlo nella maniera giusta. Foggia oggi cosa rappresenta per Foggia oggi rappresenta innanzitutto la mia scelta più importante, perché secondo me ho fatto una scelta molto importante, al di là dell'aspetto della tranquillità contrattuale economica. Ho fatto una scelta importante perché ho sposato un progetto completamente nuovo. Avrei potuto fare una scelta diversa, percorrere una strada più facile, tra virgolette, anche perché mi si erano aperte delle strade anche di categoria superiore che ho rifiutato. Però io avevo questo spirito di rivalsa forte, quindi per me credo che Foggia adesso sia la mia sfida più grande, arrivata a questa età. Sento un forte spirito di rivalsa e ho voglia proprio di lasciare il segno. Quindi nella parte finale dello scorso campionato il Matera soffiò, diciamo, al Foggia la possibilità di giocarsi i playoff facendo un'ottima chiusura di campionato. Quest'anno proverete a fare il contrario, visto che la mano è diversa. ma io sì, l'anno scorso devo dire che il nostro fine campionato col Matera fu praticamente perfetto, impeccabile. E quindi quella distanza che ci divideva l'abbiamo mantenuta fino alla fine. Quest'anno sinceramente non mi voglio preoccupare, io sono sempre uno che guarda la classifica alla fine, quindi il riferimento magari ai playoff io lo eviterei, me ne preoccuperei dopo quando manca qualche partita. Io mi preoccuperei di partita per partita, quindi cercare di vincerne questa. Che idea ti sei fatto di questo campionato? È un campionato tosto, secondo me anche molto più tosto dello scorso anno, anche perché l'anno scorso diciamo che il Foggia era molto una sorpresa, quindi il gioco di De Zerbi era una cosa nuova per la Serie C. Invece adesso comunque tutti quanti si preparano e studiano il modo di giocare contro il Foggia, perché secondo me quest'anno tutti quanti ci stanno aspettando con i coltelli affilati. Come si superano che ci sono delle fasi dove siete prevedibili, diciamo a Pagani o anche a Benevento, no? Sulle ripartenze che hanno messo un po' di difficoltà. No, ma no, non è un discorso di prevedibilità, perché comunque io credo che il gioco del mister sia preparato proprio per essere sempre imprevedibile, cioè per comunque adeguare con movimenti e con ragionamenti tutto il tuo gioco all'avversario, ma non per come si mette l'avversario, proprio per come si posiziona in campo. Noi non ci snaturiamo mai rispetto all'avversario, noi abbiamo una nostra dimensione e personalità e quindi non cambiamo, non ci snaturiamo. Partita per quella di sabato, secondo È una partita molto tosta, è una partita importantissima, in cui noi dobbiamo fare una grande prestazione per dare continuità a questa vittoria. te. Sono più forti in difesa rispetto all'anno scorso, sono più solidi. Secondo me non è che sono più forti in difesa, è una squadra molto più difensivista, è diverso. Sono molto più fisici dell'anno scorso, però l'anno scorso eravamo più esperti, c'era più qualità, secondo me, a livello di gioco, a livello di difesa anche, di giocatori, di lettura di gioco. Quest'anno c'è una fisicità forte, io li ho visti giocare una partita contro il Crotone e mi sono reso conto che sono molto arcigni, una bella squadra molto fisica, molto i giocatori. Torna Iannini, Torna Iannini, sì. con lui è Sarà arrivato. uno spasso, guarda, questa partita per me sarà bellissima.